Ben ritrovati a Quarta di Copertina. Torniamo a parlare di autori, parliamo di libri, parliamo di un'esperienza di vita molto particolare e della testimonianza che ci porta oggi il nostro ospite. Si chiama Walter Primo, è un insegnante in questo momento in una situazione un po' tranquilla perché l'emergenza coronavirus lo sta obbligando a un'esistenza un po' più domestica. Si sta dedicando quindi alla sua grande passione che è la scrittura ed è un personaggio torinese che ha alle sue spalle una storia molto particolare ed è venuta a raccontarla qui a Quarta di Copertina. Con l'occasione ci ha portato il suo libro Oltre la salita, 1000 edizioni. Un libro che parla di rinascita dopo un incidente. Walter Primo, classe 1963, raccontaci cosa è successo quando avevi 13 anni e perché hai deciso di raccontare questa tua esperienza nel libro. Ma banalmente è successo che ho avuto un incontro, peggio, uno scontro con un trauma cranico che mi ha messo a soqquadro la vita, che mi ha fatto passare da un'esistenza, diciamo felice, un'esistenza normale, un'esistenza articolata su tutti i punti, a dovermi misurare con un'esperienza di sofferenza, con un'esperienza di dover riapprendere a vivere. Quindi un incidente d'auto, se non Un sbaglio. incidente d'auto, io sono stato investito nel Pinerolese, a Riva di Pinerolo, e da questo incontro-scontro è partita tutta la mia riscoperta di una nuova dimensione di vita. Ecco, raccontare questa storia in un libro che ricordiamo si intitola Oltre la salita, è servito a farti superare questa salita? A farti rivivere questo trauma anche psicologico in maniera più serena. Non proprio, cioè la rielaborazione dell'evento traumatico era già avvenuta da tempo. Diciamo che mi è servito la capacità di saper mettere per iscritto questa memoria perché mi ha dato la possibilità di verificare come giocando, elaborando la memoria, si possa determinare anche una creazione, non dico necessariamente interessante, ma comunque significativa, che è appunto quella raccolta nel libro. Qual è il messaggio che tu vuoi dare con questo libro? Quando l'hai scritto? L'hai scritto per te? L'hai scritto chiaro? Quando si scrive anche per gli altri, si scrive anche per dare qualcosa a chi ci legge. Qual è il messaggio che tu volevi dare quando hai cominciato a raccontare questa sua storia? Tra l'altro, rivivendo un momento che poi vedremo andando nel dettaglio, deve essere stato non facile per un ragazzo adolescente. Ma è stato il messaggio che ho voluto dare prima di tutto a me, un'auto, come dire, nel momento in cui sono riuscito a elaborare, a terminare questa elaborazione, che ha dato poi esito al libro, ho avuto una certa soddisfazione perché ho visto di poter portare a termine una attività per la quale avevo sempre avuto un interesse. Quindi hai realizzato un sogno. Sì, ma soprattutto è stato il sogno, chiamiamolo sogno, ma non mi piace, è stato il momento in cui una realtà esclusivamente o principalmente spiacevole, è diventata qualcosa anche che dava, non tanto che Una dava, gratificazione. ma che mi ha dato la possibilità di esprimermi in modo compiuto, di raccontare che da un evento drammatico si può anche arrivare a una narrazione che può diventare una testimonianza di come si è superato, come sono andato oltre la salita. Oltre la salita, torniamo indietro di qualche anno,
Torniamo a quel 1977. E tu sei uscito di casa, cosa ricordi di quel giorno? Io non ricordo nulla. Per me, uno degli esiti più spiacevoli, anche più fonte di irritazione, consiste nel fatto che io non ricordo assolutamente nulla del giorno che è avvenuto questo incidente. Io quello che so e che poi ho anche messo, ho raccontato nel libro, è stato possibile, ricomporlo grazie alle, testimonianze, ai racconti dei miei familiari e di chi mi è stato accanto in quei mesi, in quegli anni. Ecco, il primo ricordo che hai dopo il coma. Il primo ricordo è un flash, una serie di immagini che risalgono all'ospedale di Pinerolo. Siamo nel mese di, credo, di aprile. Ricordo persone che venivano a farmi visita durante questa mia degenza, la mia degenza di convalescenza dopo l'intervento chirurgico che si era reso necessario per uscire dal coma, per rimuovere l'ematoma che è stato origine a tutti i miei problemi. Ecco, torniamo un attimo perché tu eri un ragazzo, avevi 13 anni. Per un ragazzo di 13 anni rendersi conto che tornare a scuola, tornare con gli amici non è più come prima. Cosa ti ha lasciato? Come hai vissuto quel momento? Questo è stato veramente drammatico perché io non mi rendevo conto con esattezza della portata che avrebbe avuto questa situazione, questa condizione. E io sono vissuto per un certo periodo nella convinzione, nella speranza forse, che questa forte, fortissima riduzione visiva e conseguente riduzione nel livello cognitivo, quindi nell'elaborazione dell'informazione, quindi nella memoria, fosse una fase transitoria. In realtà non è propriamente stato così, perché io sono stato iscritto alla prima liceo scientifico, sulla base di una preiscrizione che avevo fatto quando ero ancora in terza media. E mi sono trovato a frequentare il primo anno di liceo scientifico senza avere nessuna capacità di approccio allo studio in situazione di disabilità visiva. Per cui è stato tutto da inventare, tutto Qui da già il primo anno di scuola superiore di solito è già una cosa importante e anche un po' traumatica per un adolescente, diciamo che vive la normalità. Figuriamoci per un adolescente che deve anche convivere con un problema come la mancanza della vista o comunque un abbassamento molto forte della No, no, ai vista. tempi diciamo pure che era una mancanza della vista perché il residuo visivo che avevo disponibile era poco più di luce e buio. Ah. Come hai vissuto? Che ricordo hai di quegli anni? Chi ti ha aiutato? O cosa ti ha aiutato? Allora, un grande aiuto indubbiamente mi è stato fornito dalla mia famiglia, i quali hanno cercato, pur senza avere delle specifiche competenze di accogliere gli esiti del danno e di darmi la capacità di resistere. Partendo da questa situazione, è stato possibile costruire una rete di sostegni, una rete di diciamo anche di appoggio per iniziare un lento percorso di risalita. C'è da dire che il primo anno che è avvenuto di scuola, prima liceo scientifico, era stato più che altro ma no, una sfida, ma comunque dire, vabbè, in attesa di capire fin dove sarà possibile
andare avanti, proviamo con il liceo, come pensavo di fare in terza media. E com'è andata? È andata catastroficamente dal punto di vista degli esiti scolastici. Gradualmente sono venute fuori alcune mie capacità che da un lato hanno testimoniato che, nonostante il trauma cranico, proprio tutto perso non ero, dall'altra mi hanno messo in difficoltà perché non, io mi trovavo, ad esempio, a saper articolare e gestire un linguaggio e non avere la capacità di studiare. Quindi io, per dire, le discipline scolastiche, italiano, storia, geografia, erano più che alla mia portata. La stessa cosa, lo stesso insegnante che gestiva le ore di latino si trovava davanti a un soggetto decisamente incapace a studiare latino, perché avevo completamente disappreso quelle quattro nozioni che si erano date in terza media sul latino, per cui per me il latino era tutto da inventare. Tutta una novità, insomma. E non riuscire a studiare leggendo, non so bene Penalizzava. come ho fatto, cioè fino a quando non ho elaborato una rete di persone che mi ha fatto poi una scuola domiciliare, pomeridiana. Quindi ancora una volta anche la famiglia che ti ha sostenuto in questo percorso. La famiglia purtroppo da questo punto di vista non ha potuto fare un granché perché un liceo scientifico è al di là delle competenze della mia famiglia d'origine. Sì, però ti ha guidato per trovare le persone giuste che poi ti hanno Sì, seguito. diciamo che poi c'è stata una rete ambientale, una rete di sostegno, io originario di Pinerolo, nel quartiere in particolare in cui ero inserito, c'è stata una rete di comunità, di prossimità e di amicizie che mi ha poco per volta aiutato. Io sfoglio le pagine mentre tu parli e vedo che gli anni del liceo sono comunque andati avanti, gli anni di scuola. Come ricordi questi anni che di solito sono gli anni più importanti nella formazione di un giovane, perché comunque si passa dalla scuola media poi verso gli anni dell'età adulta? Per me sono stati degli anni complicati, soprattutto perché negli anni 70, nel 77-78, l'ambiente che mi ha, diciamo, creato, costruito, era un ambiente nel quale io avevo privilegiato quella che ai tempi si chiamava l'impegno, la militanza, la presenza, diciamo, sociale, nelle varie lotte che c'erano al tempo, ed erano tutte cose che non riuscivo più a seguire, o che io non avevo proprio potuto apprendere. E un mio grosso rammarico fu nei primi mesi, durante tutta il primo anno, il non sentirmi di partecipare ai collettivi, collettivi E beh, quindi erano anche studenteschi. anni particolari per... Appunto, era quello che ti Sì. dicevo. Però ha avuto anche un'altra faccia questa medaglia, perché tutta l'effervescenza di un sacco di persone che erano organiche a questo clima ha fatto sì che io riuscissi a stabilire anche dei contatti proprio a livello di mia nuova formazione, no? Quindi vuol dire, ho trovato gli ambienti di sostegno per la mia formazione scolastica proprio all'interno di questo ambiente pinerolese e san lazzarese, perché il quartiere si chiamava quartiere di San Lazzaro.
Ecco, vedo un altro capitolo che si intitola Il corso per centralinisti e la mia lotta impari con il Braille. Perché ricordiamo, questo è un libro che racconta una storia personale, una storia di rinascita di un giovane che ritrova un po' la sua strada dopo un incidente, ma lo fa con anche un filo di ironia, ecco, con grande serietà e passione, ma anche un filo di ironia. Il Braille è stato come dire, una tappa obbligata, giacché avendo la riduzione visiva, avendo l'incapacità nel leggere e scrivere, mio padre fin da subito mi ha detto: guarda, ti devi rassegnare, non riesci a leggere e scrivere, dovrai imparare il Braille. Per me è stata veramente una malattia questa scoperta, perché per me, come ho accennato qualche minuto fa, la consapevolezza di questa riduzione psicofisica era presente, ma nella speranza che potesse essere Superata. superata. Invece il dire impara il Braille per me è proprio stato un impatto devastante. Difatti, Era come ammettere che davvero ne avevi bisogno e che quindi questo problema di vista persisteva nella tua vita. sarebbe persistito e ne avrei dovuto prendere atto. Io il Braille poi l'ho imparato a 20 anni, a 21 anni, quando sono riuscito ad interpretarlo come uno strumento col quale io imparassi a fare delle cose, ma non mi servisse così strettamente. Io la mia scuola media, cioè la mia scuola media superiore, gli anni di liceo e gli anni dell'istituto magistrale, poi si sono svolti sempre con lo studio attraverso il registratore, quindi audioregistratore, gente che leggeva, io che ascoltavo, eccetera. Braille, niente. Braille, c'erano stati un paio di tentativi appunto quando facevo il primo anno di liceo, era venuto uno o due istruttrici mandate credo dalla provincia e io avevo dimostrato proprio una chiusura nei loro confronti, per cui abbiamo lasciato perdere il Braille. Braille poi l'ho ripreso, l'ho voluto reimparare, imparare del ex novo, quando a fine, a maturità conseguita, maturità magistrale, perché io avevo iniziato il liceo scientifico, ho finito l'istituto magistrale, ho detto, boh, io adesso devo lavorare. La strada più breve per trovare un lavoro era quella di accedere alla professione di centralinista telefonico. Un classico. Per fare centralinista, Torino aveva un corso in cui il Braille era fondamentale, era una delle materie base, per cui ho dovuto apprendere anche l'alfabeto puntinato. 1982-1983. 1983, parliamo di un argomento più allegro. Il tuo viaggio a Parigi. Beh, è stata una delle mie tante scoperte, sfide e attività piacevoli che sono venute come accompagnamento alla mia disabilità, in quanto, perché parlo di sfida? Perché partire, andare a Parigi, voleva dire che dovevo mettere tranquilli i miei genitori che mi dicevano, insomma, ma come fai? E dovevo avere alle spalle qualcuno, era un mio compagno di liceo col quale eravamo rimasti in contatto, che viveva e lavorava a Parigi e mi aveva invitato, mi aveva detto, sa, vieni quest'estate, vieni con me che ti faccio scoprire Parigi. Al di là dell'essere partito in una notte dalla stazione di Porta Nuova, poi
Poi da quando sono arrivato a Parigi, c'è stato lui, questo frate mio omonimo, Tu con la V doppia, lui con la doppia V di Walter, e se non io con la sbaglio. V semplice, perché a Pinerolo eravamo poveri e in anagrafe la V doppia non la volevano. Invece lui è fortunato, già la V doppia. Qui è già più moderno, diciamo così. L'università ha permesso a te di essere più indipendente e di confrontarti anche con delle nuove esperienze. L'università è sempre stato un pallino mio, è stata una proiezione dei miei desideri. Io sull'università ho investito molto a livello ideale, non ho fatto l'università, non ho conseguito la laurea che volevo, anche perché io ho saputo scarsamente misurarmi con quelle che erano le specificità della mia riduzione visiva. Ho creduto di poter dire vabbè, faccio tutto partendo dal registratore e poi di lì imparo, e invece non è stato proprio così. Io ho conseguito poi un diploma di specializzazione all'insegnamento per la qualifica di insegnante di sostegno, che è stata sì una cosa, una qualifica parauniversitaria, una qualifica ottenuta sulla base di un corso attivato dal Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Magistero, però il mio sogno sarebbe stato quello di una laurea quadriennale o quinquennale. Purtroppo poi mi sono perso per strada perché non sono più riuscito a mettere, ho voluto fare troppe cose senza avere la capacità di programmarmi. Però hai sempre avuto il coraggio di metterti alla prova, questa è comunque una grande cosa, perché la voglia di provare a fare è sempre molto più importante che riuscire poi veramente, perché l'importante è cercare di fare, cercare di impegnarsi per raggiungere qualcosa in più. Probabilmente se non ci avessi provato sarebbe rimasto il dubbio in te, di quale sarebbe potuto essere il risultato, non credi? Ma sì, diciamo che scoprendo di non essere riuscito a conseguire la laurea, ho scoperto e calibrato meglio la qualità della mia riduzione cognitiva, che è principalmente una riduzione visiva, in quanto con la percezione di un ventesimo, un decimo, non si riesce a leggere. Però a livello di elaborazione dell'informazione, capacità di sequenzializzare gli apprendimenti, eccetera, queste sono state scoperte successive che oggi come oggi si potrebbero trattare e forse avrei anche le capacità. Purtroppo 57 anni suonati, 58. Vedo un capitolo che si intitola Spingendo la notte più in là. Spieghiamo ai nostri ascoltatori perché hai scritto questo capitolo. Ma Spingendo la notte più in là riprende il titolo di un libro che avevo ascoltato, che avevo letto, però l'argomento è proprio quello del non poter fare a meno di misurarmi con la notte, quindi con l'incapacità di leggere, scrivere, di avere una deambulazione del tutto autonoma. Tutto questo per me è la notte. Questa notte però è sempre stata cercata di superare, no? Di attraversare la notte, di riuscire a ottenere dei dati, delle soddisfazioni, magari anche notturne, cioè poco illuminate, che non erano pari a quello che avrei desiderato. Ecco, il libro è diviso in due parti. Nella prima parte tu racconti la tua storia, nella seconda parte con gli approfondimenti affronti anche un po' quelle che sono aspetti della tua terapia, diciamo, della conoscenza di te,
ma anche personaggi, amici che hanno avuto un'importanza particolare. Vuoi citare alcune di queste persone che nella Walter con la V doppia l'abbiamo già nominato, ma ce ne sono altri? Ma diventerebbe lungo fare un'enumerazione di tutte queste persone che hanno contribuito al formarsi del mio, nelle mie personalità, delle mie capacità. Sicuramente in questa mia storia c'è stato un forte radicamento nel contesto pinerolese, nel quartiere di San Lazzaro, che vuol dire fare un riferimento per me strettissimo ad alcune figure, quali i sacerdoti della comunità di San Lazzaro, Don Mario, Don Giorgio, tutte persone che con il loro stile di intervento nei miei confronti, io molto della mia acquisizione scolastica la devo ad esempio a questo Don Mario, con il quale abbiamo elaborato un sistema di approccio alla lingua latina. Lui mi leggeva diciamo, gli inquadramenti morfologici, prima sintattici, poi della lingua latina. Sulla base di queste componevamo chiamiamole storielle. Un po' la storia di Fedro, del Lupus Etanius, per imparare la seconda declinazione, tanto per citare qualcosa senza essere noiosi. E su questo schema l'apprendimento si è formato proprio a partire da altri livelli di competenza, cioè doveva esserci un qualcuno che fosse chiaramente lui competente, disponibile a cercare di far maturare in me la disponibilità ad apprendere, la capacità di costruire una rete di apprendimento che prescindesse dall'osservazione delle, per citare, gli specchietti per l'apprendimento dei verbi, no? Dei Ah, verbi ecco. latini, Certo. classicamente. Quello che non poteva essere l'osservazione di questo specchietto diventava l'ascolto di una registrazione con Don Mario che mi faceva l'esempio. Si partiva da una storiella, la classica di Fedro, si andava a cercare tutte le voci verbali, si componevano queste voci verbali affinché fossero organiche alla prima coniugazione verbale, seconda coniugazione verbale, poi con tutte le particolarità e le eccezioni dei verbi che entravano in gioco, che venivano raccontati, si passava dal leggere all'audio, a udire. E sarebbe lungo, cioè sarebbe lungo, Certo. sarebbe complicato fare una narrazione in questo modo. Ora. Diciamo che c'è stato un approccio diversificato alle modalità di apprendimento sia della lingua latina sia della matematica. Ecco, oltre alla salita, tu questa salita l'hai sconfitta, perché comunque è una vita anche piena, soddisfacente. E vogliamo salutare anche la tua famiglia, perché tu hai una vita tutta al femminile, sei beato tra le donne. Sì, diciamo che vivo in un gineceo, perché moglie e due figlie e in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, anche la suocera, quindi vuol dire che proprio di lì non si scappa. Quindi hai superato la salita e oggi vivi anche una vita serena. Quindi direi che questo libro ci dimostra che la salita può essere affrontata, vissuta e anche un pochino sconfitta. Sì, ma l'interessante è che oltre la salita è stato un titolo che è venuto
di conseguenza a quello che è una mia passione, un mio, chiamiamolo hobby, che è quello del pedalare, dell'andare in bicicletta. E fin da subito, quando io ho scoperto di poter andare ancora in bicicletta, quando ho poi trovato qualcuno che mi desse proprio questa possibilità, ho scoperto che mi piaceva misurarmi con le salite. E allora andare oltre la salita è stata una metafora, perché Certo. per chi conosce l'andare in bicicletta sa che finché si va in pianura uno si diverte. Quando si incontrano delle salite, uno deve già imparare un'altra tecnica ciclistica. E poi andare oltre la salita vuol dire dimostrare a se stesso e a chi osserva eventualmente, che si possiede una tecnica, si possiede forza, si possiede resistenza, si possiede capacità anche di sofferenza, perché io sono andato in Sicilia, ho fatto Torino-Sicilia in tandem, e diciamo che E sul sofferenza. tuo tandem chi c'era oltre Allora, sul mio tandem io a 20 anni, a 21, mettevo mio padre, mio padre è sempre stato molto coinvolto nelle mie esperienze, e in quegli anni siamo andati in Veneto. In 3 giorni siamo andati in Veneto. Negli anni successivi, avevo 36 anni, 35, non mi ricordo, avendo trovato un amico appositamente conosciuto per la bicicletta, il tandem, siamo andati in Sicilia. 8 giorni, partendo da Superga, siamo arrivati a Messina. 8 giorni di viaggio? 8 giorni di viaggio. Beh, è già una bella vacanza, eh? È già un bel viaggetto Una media questo. di 170 km al giorno. Bene. Allora, il tempo è tiranno. Io so che tu stai scrivendo qualcosa di nuovo. Allora, intanto, ovviamente, ti invitiamo a tornare a Quarta di Copertina per raccontarci il tuo futuro libro. Vuoi darci un'idea dell'argomento a cui è dedicata questa nuova fatica letteraria? Questa nuova fatica letteraria è tutt'altra cosa da quella che ho cercato di illustrare, perché mentre questa è stata una storia, un po' il reportage di un percorso autobiografico, qui ho inventato completamente una storia e voglio vedere se riesco, oltre che a realizzarla dal punto di vista tecnico, a far mantenere a questa narrazione un interesse per i potenziali lettori di domani. Quindi un'altra salita, un'altra sfida, Un'altra anche questa. sfida. E noi ti aspettiamo qui a Quarta di Copertina per venircela a raccontare quando sarà pubblicata. Per ora salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziamo Walter Primo per essere stato con noi e arrivederci alle prossime puntate di Quarta di Copertina. Vi ricordo che l'accesso ai nostri studi è perfettamente in sicurezza perché avviene con mascherina e disinfezione delle mani. In studio un plexiglass separa me dai nostri ospiti, quindi l'intervista viene realizzata assolutamente in sicurezza. Per partecipare basta contattare me alla mail deborabocchiardo@gmail.com e noi vi aspettiamo qui a Rivarolo Canavese negli studi di Obiettivo News. Grazie a tutti e arrivederci alle prossime puntate.